Quando andrai in battaglia, ti batterai con persone che odi. L'odio. L'odio è la causa che affila la nostra lama, ma la giustizia è la mano che la muove. La giustizia è come una bilancia. Non penderà mai dalla parte giusta se non ha un buon centro, e così un odio senza centro penderà sempre a tuo sfavore. Riprova. Sì, cugina Taglia. Pensi a loro come se fossero già morti. Morti per mano tua. La morte, Juliet, è il centro del nostro cuore. La morte è la nostra calma. Riprova. Amici di Quarta Prede, buonasera. Sono qui all'Accademia Sofia Amendolea in zona Piazza Bologna, una delle scuole più importanti di recitazione, e sono qui per un motivo preciso, perché sono arrivato in un momento di pausa delle prove dello spettacolo Jerusalem Romeo e Juliet, uno spettacolo che si terrà sabato prossimo 12 ottobre al Teatro Argentina con inizio alle ore 21. Uno spettacolo che è già sold out praticamente, Fabio, che saluto. Buonasera Fabio. Buonasera a te Andrea, buonasera a voi. Sì, ringraziamo l'Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea che ci ospita per le prove, e sì, già sold out, pieno, siamo molto contenti, molto felici di questo, abbastanza emozionati. Si è arrivato alla fine di un filato, di una prova, quindi, che abbiamo appena terminato. Perfetto. E quindi sì, sì, è andato abbastanza bene, quindi manca una settimana, quindi va bene. Allora, un cast numerosissimo, sono 13 persone, Fabio. Fabio Modei naturalmente, oltre ad essere uno dei protagonisti, sei anche il regista. Il regista, esatto, il regista. E la drammaturgia è scritta da Paolo Alessandri. Allora, intanto saluto voi, buonasera a voi ragazzi, quindi è una piccola parte, una piccola rappresentanza del cast, insomma, perché altrimenti non ci saremmo centrati. Allora Fabio, chiedo a te, il conflitto di Romeo e Giulietta è un conflitto naturalmente il più conosciuto. Sì. In questa lettura di Paolo Alessandri lo avviciniamo, viene accostato al conflitto religioso che vive Gerusalemme ormai storicamente. Esatto, esatto, siamo partiti proprio da quello, da un'idea nata tanti anni fa, dove in origine questo cast doveva essere diviso tra europei, italiani e proprio attori arabi. Mm-hmm. Poi il progetto si è fermato un po' per paura dall'altra parte, quindi poi è stato ripreso, ci abbiamo rimesso le mani, Paolo Alessandri ha rifatto appunto il riadattamento, dove appunto il centro proprio del testo è il conflitto non solo culturale, il conflitto religioso, il conflitto di due popoli completamente differenti che si scontrano al centro della città per eccellenza del conflitto, che è Gerusalemme. E all'interno di questa città simbolica, assolutamente, anche pensa che la scenografia vuole riprendere un po' il muro del pianto, nonostante lo spettacolo è ambientato nel quarto millennio, quindi lo abbiamo immaginato abbattuto e ricostruito dalle due famiglie, dai due opposti, con una rete metallica, con dei panni dei morti sopra, quindi una divisione sempre presente. E appunto in tutto questo esiste il principe dell'Ovest, lo sceicco dell'Est, e niente, i figli di questi due si innamorano, e quindi ecco che abbiamo riformulato il Romeo e Giulietta, e quindi la conflittualità ritorna sempre presente, la morte ritorna, la guerra ritorna,
e comunque vuole essere un messaggio di pace nel senso che il messaggio deve essere proprio con la guerra non possiamo avere l'amore, cioè l'amore non può andare Non avanti. vado a braccetto, Non vanno a braccetto, non possono andare a naturalmente. braccetto, esatto. Allora, ragazzi, dove abbiamo Romeo, di' il tuo Sì, nome. Daniele Daniele Flamini. 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 Allora, Daniele, questa, diciamo, drammaturgia è estremamente affascinante, no? Vista proprio nell'ottica della guerra di religione. Sì, Paolo Alessandri, che è il drammaturgo, è anche stato mio insegnante, nutro profondissima stima e ha fatto veramente un bellissimo lavoro di riscrittura, mantenendo comunque in qualche modo l'originalità dello Shakespeare. E il pericolo in questi casi, quando interpreti dei personaggi così famosi, è non cadere nel cliché, diciamo, cioè mettersi Esatto. in bocca delle parole che tutti hanno sentito e risentito mille volte, ma farle sembrare in qualche modo tue o comunque originali, diciamo, tra virgolette. Questa è la più grande sfida in cui sono incappato io personalmente. Angela, giusto? Sì. Allora, tu sei Giulietta naturalmente e vivi questa condizione comunque perché la condizione di Romeo e Giulietta è una condizione di sofferenza fondamentalmente, no? Di ricercarsi, ma però poi di combattere per questo amore. Sì, in più la difficoltà che mi si pone davanti è proprio riuscire a entrare non solo all'interno di questa conflittualità, che fortunatamente in qualche modo, vivendo dove vivo, nel contesto familiare in cui sono, non mi ritrovo ad affrontarla in questo modo. In più c'è la difficoltà di doversi immergere in una religione, in un certo tipo di cultura che mi è lontano, non, Certo. e riuscire a comprenderlo, riuscire a comprendere come possa vivere una donna all'interno di certi ambienti è molto complicato, quindi spero di poter in qualche modo rendere giustizia a tutte le donne che combattono per una propria Un libertà. esempio, un esempio per le altre donne, insomma, no? Sì, spero. Ci provi, Sì, ci ci provi, provo. d'accordo. Uno sprone. Uno Uno sprono, sprono, esatto. sì. Allora, Poi ritrovo Marta Jacopini. Buonasera Marta. Ben Tu nel ritrovata. ruolo di Tebaldo, Sono una una balda, Tebalda. Tebalda. Allora, beh, insomma, un ruolo affascinante, no? Assolutamente E sì. come ti sei calata in questo ruolo? Grazie alla maestria del nostro regista abbiamo fatto un bellissimo lavoro di background, è un onore lavorare con Fabio, lo ringrazio. E, Ti ha fatto per, sudare le sette camicie, ci ha fatto sudare, immagino, ma siamo tutti felici di no? No, vabbè, sudarle con chiaro, grande serietà. E, sono molto felice, ringrazio Fabio e l'Accademia questa opportunità. sì, per questa opportunità, perché al di là del mettersi in gioco, ma anche per il senso profondo che questo spettacolo Il vuole messaggio, portare avanti. Chissà se non riusciamo a rispettare le differenze senza necessariamente entrare in conflitto. bella chiusura quella di Marta, naturalmente, ecco, mi aggancio proprio a quello che diceva Marta, no? Perché poi ci deve essere un messaggio finale positivo che deve uscire fuori da questo spettacolo, no, Fabio? Sì, che la guerra non porta alla pace, cioè non si può, per arrivare alla pace, non c'è la via della guerra, non ci può essere la via della guerra. Sono Quindi è inconciliabili. inconciliabile, nonostante qualcuno voglia provare a farcelo credere, ma non è così. Quindi per arrivare alla pace, ci vuole la pace. Per E arrivare alla non è pace. vero che se si vuole la pace bisogna passare per la guerra, no? Assolutamente no, Ecco, assolutamente no. punto. Permettimi di dire solo una Ma cosa, che certo. i costumi sono di Monica E Raboni. lo stavo per Ah, ecco, le dire. scene di Elisabetta Sei Maceri, che poi esatto, sono a pochissimi metri da noi. infatti sentiamo Sentiamo il battere della le macchina. macchine da cucire che vanno a regime, Regime. E praticamente. permettimi di dire tutti gli attori, dai, Ma guarda, no. te li leggo da qui, Ah, tanto è vabbè, sì, puoi facile, farlo ce te. l'abbiamo qua, guarda. Oh, scusami, Allora, prima. Angela Ieracitano, Daniele Flamini, Fabio Modei, Marta Jacopini, Ramona Genna, Flavia Martino, Vincenzo Paolicelli, Roberto Bonfantini, Lucrezia Coletti, Ilaria Arcangeli, Valentina Marturini, Beatrice Pellegrino, Raffaella Mancini e poi aiuto regia Lodovico Zago, assistente alla produzione Emma Aquino e qui è la nostra consulente araba perché ce l'abbiamo, musulmana, vive Brava, al Cairo, brava. Ebtallah Ramadan e il nostro tecnico Giovanni Modonesi, così Essendo un abbiamo fatto lavoro di tutti. squadra, bisogna citare tutti. Assolutamente sempre. Splendido. Allora, sabato 12 ottobre, io non so se ci sono ancora biglietti, No, Fabio.
Niente. Dovrebbe essere tutto esaurito, non stiamo zitti, non allora, niente. No, magari qualche bagarino, chi lo sa? Qualcuno che ci ha pensato, ah, non, sì? Non ti nascondo, me l'hanno detto però. Comunque, sabato 12 ottobre ore 21, Teatro Argentina, Gerusalemme, Romeo e Juliet, esattamente come ve l'ho detto, la drammaturgia di Paolo Alessandri, la regia di Fabio Modei, che oltre è tra gli interpreti, insieme ad Angela Ieracitano, Daniele Flamini, Marta Jacopini, Ramona Gena, Flavia Martino, Vincenzo Policelli, Roberto Bonfantini, Lucrezia Coletti, Ilaria Arcangeli, Valentina Martorini, Beatrice Pellegrino e Raffaele Mancini. Mi sembrava giusto ripeterli, dai. La produzione è Legge 180 Teatro, in collaborazione con la compagnia giovani Sofia Mendolea. Splendido, abbiamo detto tutto, ragazzi? A questo punto bisogna andare in scena. Manca solo quello. Manca solo quello, dai. Piccolissimo dettaglio. Dettagli. In bocca al lupo, ragazzi, e naturalmente sempre buon teatro. Sempre, sempre buon teatro a tutti. Grazie, grazie di cuore. Porci infedeli! Perché non sguainate il ferro con qualcuno alla vostra altezza? Taira, ci hanno preso! Taira, porca! Rimpuovere le armi, Taira! Aiutami a mettere pace. Parli di pace con il ferro e il pugno? Non ci sarà mai pace finché i maiali d'Occidente occupano la mia terra. C'è una tregua, Taira, non possiamo... Fuori! Aspetta,